Cactus come sedili. Il pubblico di Good Morning Italy Web TV vuole scoprire chi è che ha inventato questi cactus. È Maurizio Galante. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Perché ha inventato questi cactus come sedili? Sono spinosi, sono poco confortevoli? Il pubblico ha qualche problema prima di sedersi? Beh, nascono un pochettino da un gioco, perché in fondo questo cactus si chiama il cuscino della suocera. Siamo partiti dall'idea che, lavorando su delle emozioni, si possono in effetti vivere gli oggetti in maniera diversa. Quello che succede è che effettivamente le persone prima di sedersi mettono sempre la mano per vedere quello che succede, ma poi da un unico cactus è nato poi in fondo questo, che è una famiglia di cactus, come se fosse una vera e propria pianta. A parte il cactus, però, tu stai sperimentando molte cose per quanto riguarda il design, cioè il tuo esordio nella moda è sempre stato un esordio di ricerca del tessuto, del materiale, e hai anche sperimentato, come dire, la poltrona di marmo che è stata esposta durante una delle edizioni di Alta Roma. Perché questo tipo di ricerca? Ma perché soprattutto, come dicevo prima, ciò che interessa al brand Maurizio Galante, diciamo, è quello lì di lavorare su delle cose che poi in fondo sono legate alle emozioni. Perché? Perché poi in fondo non ci occorre nulla, ci abbiamo tutto. Aprendo l'armadio o guardando casa, tutti hanno un tavolo, un divano, però quello che ci manca poi in fondo sono una forma di piacere, il piacere di vivere gli oggetti, il piacere di comprarli, di portarli a casa, di aprire la porta e ritrovarli. Queste poi in fondo sono le parole e le parole chiave su cui lavoro io con il mio socio Tarrasco. Ecco, questo sogno che tu offri quindi al pubblico è qualcosa di in più, no? Che deve offrire il creativo. E tu però utilizzi anche molto l'industria italiana, pur essendo da 15 anni in Francia. Perché questo? Beh, perché la mia storia è un pochettino nata in Italia. Sono italiano, ho vissuto fino a 15 anni fa in Italia. Avevo una grande azienda con dei dipendenti, con alcuni continuo a lavorare, e poi soprattutto perché il prodotto italiano, in quello che è anche il design, rimane in effetti un qualcosa di molto importante. Perché? Perché è più facile produrre, è più facile arrivare ad un prodotto concreto, si trovano sempre delle soluzioni, ma questo fa parte un pochettino del piacere di essere italiano. Ecco, secondo te che cos'è che ha l'italiano come talento rispetto ai francesi? Ci sono moltissimi anche creativi che sono direttori artistici di maison francesi importanti, senza fare i nomi. E che cos'è che manca a noi italiani rispetto ai francesi? Beh, diciamo che sono due mondi completamente diversi, due culture diverse, due storie diverse. Penso che l'essere italiano è avere un bagaglio, una cultura, qualcosa che fa parte della nostra storia, che non è tanto diverso dall'essere francese, ma poi in fondo l'essere francese forse è essere parte di un gruppo, mentre l'essere italiano è essere un individuo, sono due cose completamente diverse. Secondo te l'eccellenza italiana in questo momento di crisi che cosa deve fare per essere salvata? Si deve specializzarsi, deve rimanere se stessa. Deve rimanere solo se stessa, non può avere un tipo di capacità di internazionalizzazione? Indubbiamente, diventa internazionale nel momento stesso in cui racconta qualcosa di personale.